Questa è un'iniziativa voluta dal nostro Ateneo e dal prefetto di Chieti. Sicuramente noi abbiamo notato un problema molto, molto serio a carico dei ragazzi, in primis di quelli vicini a noi, quindi degli studenti universitari, e cioè che si sono rivolti agli psicologi proprio per delle disfunzioni che hanno ritrovato dopo il periodo Covid. Sono triplicate infatti le visite di una certa fascia di età presso gli psicologi, e questo ci ha fatto pensare di dover fare qualche cosa. Quindi abbiamo messo insieme questi incontri, questa prima serie di incontri che spero che saranno apprezzati, tra virgolette, dalla comunità. Gli incontri sono aperti a tutti, sono gratuiti. Naturalmente il numero di partecipanti è esiguo, quindi c'è una prenotazione da fare perché possiamo accogliere circa 24-25 soggetti per volta. Comunque siamo pronti ad aiutare coloro i quali hanno subito qualche problema di carattere psicologico, fisico, da un punto di vista alimentare o del movimento o della socializzazione, che è la cosa forse più importante, e noi siamo pronti a dare una mano su questo. C'è una grande richiesta della cittadinanza per sapere, per conoscere come fare per ripartire, per avviarsi al ritorno ad una normalità. Beh, si sta ritornando a una normalità. Francamente la vaccinazione ci ha cambiato la vita, perché l'anno scorso noi come università non potevamo nemmeno pensare di lavorare in presenza. Oggi abbiamo iniziato a fare le lezioni in presenza, quest'anno stiamo facendo lezioni, tesi, esami in presenza, solo in qualche raro caso andiamo in differita con la telematica, però alla fine si è ripresa una quasi normalità. Vorremmo aiutare quei ragazzi che non riescono a reinserirsi nel mondo sociale normale a poterlo fare con più tranquillità.